Ciao, ben ritrovati. La sequenza di oggi è particolarmente indicata per chi soffre di mal di schiena localizzato nella parte bassa della colonna cronico o per chi semplicemente vuole prevenire che questo diventi un problema quotidiano. Spesso non dipende soltanto da cattive abitudini posturali, ma per la maggior parte dalla mancanza di robustezza e di forza dei tre gruppi muscolari che sostengono la nostra colonna. Può diventare semplicemente parte integrante della vostra pratica yoga o come così, esercizio quotidiano per evitare che il problema sopraggiunga. Ok, per oggi ci serviranno un blocco e probabilmente una strap, quindi preparatevi i vostri tools e ci vediamo sdraiati con la schiena a terra. Iniziamo con le ginocchia unite, i piedi separati ai margini del tappetino, unendo le ginocchia. E mantenendo il mento lungo verso lo sterno, concediamo al bacino una posizione neutrale. Vi accorgerete subito che tutta la colonna nella sua interezza si adagia a terra. E già questo è un primo movimento che di sicuro aiuta a creare più spazio tra i dischi della regione lombare della nostra colonna. Prendiamoci qualche secondo qui con le spalle ben adagiate a terra, le braccia lungo i fianchi, i palmi delle mani sollevati verso l'alto, gli occhi chiusi se vi va, per ritrovarci, per sentirci e connetterci con il nostro respiro. Con il prossimo inspiro sciogliamo la postura, portiamo le ginocchia al petto. Se vi va, iniziamo ad aprire gli occhi, dondolando gentilmente un pochino da destra a sinistra, massaggiamo la nostra regione lombare. Se avete necessità, potete anche fare delle circonduzioni con le ginocchia che disegneranno un dondolio in entrambi i lati della vostra schiena. Ok, una delle parti muscolari fondamentali per irrobustire il supporto della nostra colonna è utilizzare il core in maniera più funzionale. Di conseguenza, mantenendo le ginocchia al petto, separiamo le braccia all'altezza delle spalle, distese con i palmi delle mani rivolti verso il basso. Inspiro e espiro, le ginocchia cadono a destra, sguardo a sinistra, twist. E da qui di nuovo inspiro al centro e espiro, le ginocchia scendono a sinistra, sguardo a destra, twist, spalle rilassate. E di nuovo inspiro al centro. Questa volta le ginocchia scenderanno a destra ma non toccheranno terra, sguardo a sinistra, inspiro qui e espiro al centro. Inspiro, scendo, raso terra a sinistra ed espiro al centro. Inspiro, scendo, espiro su, inspiro, scendo, espiro su, e ancora inspiro, scendo, espiro su, inspiro giù, do, scendo, raso terra e su, ancora due, inspiro giù. Espiro su, scendo a sinistra, inspiro e torno al centro, espiro, abbraccio le ginocchia al petto, ancora qualche piccolo massaggio. Da qui ruoto le ginocchia verso un lato, destro e sinistro, e mi sollevo per portarmi in quadrupedia. Ok, allineiamo bene le spalle sopra i polsi, i palmi
palmi delle mani si aprono come per afferrare il pavimento, ginocchia separate tanto quanto il bacino, in linea il bacino con le ginocchia. Da qui cat-cow, inspiro, la pancia scende, lo sguardo sale. Mentre in arco e sollevo il mento verso il soffitto, cerco di aprire il più possibile le mie creste iliache in modo da creare spazio tra le vertebre della regione lombare. Con l'espiro arrotondo, porto il mento verso l'esterno, le braccia sono tese. Inspiro di nuovo in arco, apro il petto, espiro curvo. E di nuovo inspiro in arco, seguo il ritmo del mio respiro ed espiro arrotondo. Cacao è un esercizio fenomenale per portare mobilità lungo tutta la lunghezza della spina e creare un nuovo flusso di liquidi benefici all'interno di ogni singolo disco. E ancora inspiro ed espiro. Torno con la colonna neutrale con l'inspiro e distendo la gamba destra indietro. Ok, chiudo bene l'anca destra verso il pavimento in modo da non rimanere aperta, fletto bene la pianta del piede destro, sollevo bene la pancia verso la colonna cercando di creare una struttura piatta nella mia colonna, la corona della testa e il sacro si allungano in due direzioni opposte, distendo il braccio sinistro in avanti. Con questo esercizio irrobustiamo la parete frontale e addominale creando sollievo a tutta la colonna. E ancora 3, 2, 1, inspiro qui, espiro, sciolgo, cambio gamba, inspiro, distendo la gamba sinistra indietro, chiudo l'anca sinistra verso il pavimento, fletto bene il piede sinistro, cerco di spingere con il tallone sinistro indietro, mentre allungo il braccio destro in avanti. Sollevo bene l'ombelico verso la colonna, inspiro qui ed espiro qui, e ancora inspiro qui ed espiro qui, e l'ultimo inspiro ed espiro, sciolgo, cat cow, inspiro in arco ed espiro, arrotondo, e di nuovo inspiro in arco ed espiro, arrotondo. Mantengo la colonna arrotondata, punto le dita dei piedi sotto, sollevo le ginocchia e il bacino e le anche per Adho Mukha Svanasana Kale Nomishato. 3 cicli di respirazioni qui. Attivo bene la pressione delle mani e dei piedi a terra. Flettiamo leggermente le ginocchia per concedere alla pancia di avvicinarsi il più possibile verso le cosce e concedere alla colonna un appoggio solido con cui estendersi in tutta la sua interezza. E ancora 2. E 2. E 1. Inspiro, sguardo in mezzo alle mani. Faccio dei passi in avanti per cercare di avvicinare i piedi alle mani. Da qui, ginocchia flesse, pancia sopra le cosce, inspiro, Ardha Uttanasana, colonna lunga e piatta. Espiro, fold. Mentre eseguo il piegamento e la flessione in avanti, mantengo le ginocchia flesse, la pancia a contatto con le cosce per evitare questo genere di forma. Ok? Indipendentemente dal fatto che le vostre mani toccano il pavimento, flettere le ginocchia in una flessione in avanti è sempre una buona idea per concedere alla colonna e al tronco di allungarsi completamente verso il basso e alla colonna eventualmente di allontanarsi di più dalla sua sede del bacino. E di nuovo Ardha Uttanasana, una pastrella alle tibie o a terra, e estiro fold. E l'ultimo Ardha Uttanasana. Espiro fold. Mantengo le ginocchia leggermente flesse, premo bene le piante dei piedi a terra e con la colonna curva, una vertebra per volta, mi srotolo in posizione verticale.
Faremo tre cicli di sun salutations a metà, quindi inspiro, sollevo lo sguardo, le braccia verso l'alto, espiro, fletto il bacino e scendo, forward fold, uttanasana. Di nuovo, fletto le ginocchia, non voglio creare questo per la mia colonna, ma allungarla il più possibile verso basso. E allora, da uttanasana inspiro, espiro, fold. Premo bene i piedi a terra e salgo, tocco il soffitto, inspiro. Ed espiro, mani unite di fronte al cuore. E ancora, inspiro. Espiro, fletto il bacino e scendo, fold, fold. Ardha Uttanasana, inspiro. Espiro, fold. Premo i piedi a terra, inspiro, salgo, cerco il soffitto. E mani unite di fronte al cuore. Inspiro di nuovo. Espiro, fletto il bacino e scendo, forward fold. Ardha Uttanasana, colonna lunga e piatta, spalle indietro, braccia forti. Espiro, fold. E di nuovo premo i piedi a terra e salgo, cerco il soffitto. Ed espiro, mani unite di fronte al cuore. Inspiro, braccia giù e su, espiro, fletto le ginocchia, il bacino e le anche, Utkatasana, la sedia. Ok, ci serve questa postura per irrobustire i glutei e utilizzare il supporto delle gambe per allontanare la nostra colonna e decomprimerla dalle tensioni che non le servono. Se con le braccia tese fosse troppo intenso, fletto i gomiti verso il tronco, ma mantengo il risucchio della pancia verso la colonna. Inspiro qui, premo bene i piedi a terra, espiro, inizio a sentire il calore, l'intensità della postura nei quadricipiti, nei glutei, tengo ancora due, e l'ultimo inspiro, ed espiro, forward fold, fletto le ginocchia al bisogno, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, fold. Pancia a contatto con le cosce, poi di nuovo inspiro, espiro, e ancora uno, inspiro, espiro, fold, inspiro, salgo, cerco il soffitto, e di nuovo Utkatasana, fletto le ginocchia, il bacino e le anche. Cerco di portare le cosce parallele al pavimento, di mantenere i piedi paralleli, la pancia verso la colonna e concedere la distensione massima della schiena. Di nuovo, se fosse troppo intenso con le braccia distese, palmi delle mani bene aperti, gomiti chiusi verso la cassa toracica, inspiro. Espiro, palmi delle mani unite di fronte al cuore, ci prepariamo per un twist, inspiro qui. Espiro, gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro, trovo l'aggancio e poi apro e concedo la rotazione. Non importa che le due ginocchia rimangano sullo stesso piano, uno può scivolare un pochino più avanti dell'altro. E ancora uno. E sciolgo, fo fo. Ardha Uttanasana. Espiro, fo. Premo i piedi a terra, salgo, inspiro, e Utkatasana, again. Pancia indietro. Attivo la pressione delle gambe a terra, mani unite di fronte al cuore, inspiro, ed espiro, twist. Gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro. Sacco sempre lungo verso il pavimento. E ancora due. E l'ultimo, sento, espiro, fuoco, Ardha Uttanasana, inspiro, espiro, fold, fletto le ginocchia per portare la pancia alle cosce, faccio un passo indietro del piede destro, low lunge, ginocchio destro a terra, inspiro, sollevo entrambe le braccia verso l'alto, con l'espiro porto la mano destra sul ginocchio sinistro, e distendo il braccio sinistro verso destra. Sono in affondo, cerco di mantenere il ginocchio sinistro allineato con la caviglia sinistra, quindi apro la parte frontale
del bacino destro, flessore dell'arca destra, mi inclino e ancora e l'ultimo inspiro, espiro, sciolgo, inspiro, espiro, mani a terra, sollevo il ginocchio destro, passo in avanti del piede destro, fondo, di nuovo fletto le ginocchia, appoggio la pancia sopra le cosce, cerco di allungare il più possibile il tronco verso il pavimento, con l'indice medio di ciascuna mano aggancio il corrispondente apice, inizio a flettere i gomiti verso l'esterno e utilizzando la trazione di questa unione di piedi e mani cerco di allungare il più possibile la colonna fuori dal bacino. E se le gambe non si distendono, non importa. L'importante è che si mantenga l'unione della pancia con le cosce per davvero ottenere questa colonna lunga e pianta che vuole irrobustirsi, che vuole nutrirsi di movimento e decomprimersi. Più passo il tempo così, più ammiro la capacità e la resilienza del corpo di adattarsi alle posture che gli chiediamo di affrontare. Dobbiamo essere pazienti e capire non solo il nostro punto di vista e la nostra volontà, ma il punto di vista del nostro corpo stesso. Ancora due. E l'ultimo. Espiro, sciolgo. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, fold. Passo indietro del piede sinistro. Low lunge, ginocchio sinistro a terra. Fondo, braccia in alto, inspiro, con l'espiro mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro allungo il braccio destro verso l'alto e con l'espiro mi inclino verso sinistra. E ancora. E l'ultimo. Sciolgo con l'espiro, inspiro braccia in alto, espiro mani a terra ai lati del piede destro, sollevo il ginocchio sinistro e passo in avanti, fondo. Di nuovo, piedi paralleli, ginocchia flesse, pancia sopra le cosce, ripeto, non vogliamo creare questo genere di situazione, ma vogliamo avvicinare il più possibile la pancia verso le cosce per supportare l'estensione di tutti i gruppi muscolari posteriori della nostra colonna. Aggancio con l'indice e il medio di ciascuna mano la luce corrispondente, fletto i gomiti verso l'esterno e inizio a trazionare testa verso il pavimento. Non devo per forza, ripeto, arrivare alla distensione completa delle gambe, ok? Ma devo sentire che sto davvero aprendo e lavorando lungo la catena posteriore delle mie gambe per concedere più allungamento alla colonna. E di nuovo tengo 3, 2, 1, espiro, sciolgo, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, fold, passo indietro del piede destro, ginocchio destro a terra, prendiamo il nostro blocco, lo posizioniamo per l'altezza che preferiamo all'interno del nostro piede sinistro che si allontana verso il margine sinistro esterno del nostro tappetino. Da qui affondiamo, spalle indietro, colonna sempre piatta, vogliamo evitare questo. E da qui flettiamo i gomiti e ci prepariamo per la nostra lucertola. Faremo un passo indietro con il ginocchio destro e cercheremo di mantenere le dita del piede sinistro e il ginocchio sinistro allineati lungo la stessa, lungo lo stesso angolo di rotazione. Se il collo vi dà fastidi, siete tranquillamente invitati a ruotarlo verso il basso. E tengo 3, 2, e 1, torno indietro con i palmi delle mani, sposto il blocco,
radi con la mano destra a terra, distendo il braccio sinistro verso l'alto, twist e up. Se la mia flessibilità me lo consente, posso sollevare anche il ginocchio destro da terra ed entrare nel twist completo, ma non è necessario. E ancora 3, 2, 1, sciolgo il ginocchio destro, circonduco il braccio sinistro indietro e afferro il piede destro. Se questo contatto non ci fosse, ho la mia strap e posso tranquillamente utilizzarla per questo tipo di stretch. Allunghiamo il quadricipite, 3, 2, 1 e sciolgo. Da qui faccio un passo indietro con il piede sinistro e mi porto in quadrupedia. Cat-cat, inspiro in arco. Espiro, arrotondo. Inspiro in arco. Espiro, arrotondo. Inspiro in arco. Espiro, arrotondo. Torno con la corona neutrale e faccio un passo verso l'esterno della mano destra con il piede destro. Un passo indietro del ginocchio sinistro, afferro il mio blocco se mi è servito prima e mi preparo per la mia lucertola, quindi mi affondo sui gomiti. Inspiro, espiro, fletto e scendo. Anche qui decido io come posizionare il capo a seconda della mia necessità. Lo nuoto verso il pavimento oppure mantengo lo sguardo verso la punta del mio naso. Continuo a mantenere il mio Ujjayi breath fluido e morbido qui. Per cercare di concedere al mio tessuto connettivo, ovvero quella membrana che avvolge i nostri gruppi muscolari e le ossa, di ammorbidirsi, di idratarsi. E poi ripianto i palmi delle mani a terra con l'espiro, inspiro, distendo il braccio destro verso l'alto and espiro, chest. E di nuovo posso mantenere il ginocchio sinistro a terra oppure sollevarlo per la versione completa. E ancora 3. Espiro, scende il ginocchio sinistro se l'avevo sollevato, circonduco il braccio destro indietro and catch the foot, prendo il piede e stretch del quadricipite. E ancora. E l'ultimo. E da qui sciolgo, passo indietro del piede destro e sono in quadricipite. Cat-cow, inspiro in acqua. Espiro, arrotondo. Inspiro in arco. Espiro, arrotondo. Tengo la curva, punto le dita dei piedi in sotto e Adho Mukha Svanasana, cane rovesciato. Sguardo in mezzo alle mani, faccio dei passi o un balzo in mezzo alle mani e mi porto con i glutei a terra. Ok, divarichiamo le gambe e mi girerò verso di voi. Mantengo la gamba destra distesa, fletto il ginocchio sinistro, porto il tallone sinistro verso il pube. Radico bene i glutei a terra e la parte ossea degli ischi a terra, premo bene la coscia destra a terra, fletto bene il piede destro, le dita del piede destro sono rivolte verso l'alto, inizio a ruotare verso la coscia sinistra, porto la mano destra verso il ginocchio sinistro, ruoto il petto verso sinistra e destra. Corona sempre lunga, cerco di evitare questo tipo di situazione, ma creare sempre, avere un punto di appoggio su cui trazionare e concentrarmi nella rotazione. Da qui mantengo la mano sinistra a terra, dietro la schiena, oppure se la flessibilità me lo concede, braccio sinistro dietro la parte lombare della schiena,
per cercare l'interno, coscia destro, la maglietta, l'elastico dei pantaloni, quello più meno di noi ha. Da qui inspiro, cresco nella lunghezza della colonna e con l'espiro, mantenendo il petto ruotato a sinistra, mi inclino verso la gamba destra. Premo bene l'anca sinistra a terra, cercando di creare spazio lungo i laterali della colonna. E ancora tre. E due. E uno. Espiro, salgo, tengo il braccio sinistro dov'è, sciolgo la rotazione al centro, posiziono il braccio destro a terra all'interno della gamba destra. Se col gomito destro non riuscissi a toccare il pavimento, con il mio blocco, e continuo a ruotare il petto verso l'alto, ma questa volta mi inclino e accedo ad un'altra sezione di gruppi muscolari, piede destro sempre flesso, spalla sinistra sempre ruotata indietro, tengo 3, 2, 1 e torno al centro, mantengo la posizione delle gambe, sciolgo le braccia in alto, inspiro e con l'espiro fletto il bacino in avanti. Le mani camminano, ruoto il mento verso l'esterno e anche qui utilizzo il pavimento come strumento per allungare la mia colonna. Attenzione, non vogliamo creare questo tipo di situazione, ok? Questo non ci aiuta ad allungare la colonna. Vogliamo utilizzare il supporto del pavimento e se anche qui non toccassi terra, il mio blocco diventa la mia ancora, il mio punto di trazione, cerco di ruotare il più possibile le spalle indietro per allungare questo tratto di schiena e poi piano piano con dei piccoli movimenti cerco la flessione. Se dovessi accorgermi che in qualsiasi punto della mia discesa perdo questa estensione e trovo di nuovo la curva, back off, torno indietro ed eccomi qui. Eventualmente sciolgo il mento verso l'esterno per concedere rilassamento al collo. Ma non voglio creare questo, ok? Questo non ci aiuta. Vediamo questo. E torno indietro e cambio gamba. Quindi gamba destra piegata, gamba sinistra tesa, fletto bene la pianta del piede sinistro. Radico bene entrambi gli ischi, attenzione, non faccio salire l'anca sinistra, ruoto il petto verso destra, verso la coscia destra, mano sinistra sul ginocchio destro. Una prima torsione. Ok, la mano destra rimane dietro la schiena, oppure se la flessibilità me lo consente, faccio scivolare la mano destra verso l'interno della coscia sinistra. O aggancio la maglietta, l'elastico dei pantaloni, mantengo la spalla sinistra ruotata indietro, inspiro, cresco in altezza e con l'espiro mi inclino verso la gamba sinistra. Insomma, prendo il lato destro inferiore alla nostra colonna e ancora 3, 2, uno e torno su, mantengo il wrap del braccio destro, sciolgo la mano sinistra e trovo l'interno della gamba sinistra a terra, oppure a seconda della mia esigenza del blocco. Di nuovo ruoto la spalla destra indietro, sollevo il petto verso l'alto e lean down. Ancora due. E l'ultimo, espiro, salgo e sciolgo, braccia in alto, inspiro ed espiro, fold, fold. Trovo il supporto delle mani prima, premo bene gli ischi a terra e poi lentamente fold down. Colonna piatta. Da qui ridisegniamo le gambe in avanti,
nostro blocco vicino. Ginocchia flesse, piedi paralleli, ci prepariamo per la versione di Bridge Pose, Setubandhasana, con il blocco in mezzo alle gambe. Lo posizioniamo ovviamente non per questo lato, ma per questo lato, in mezzo alle nostre cosce. Vogliamo subito avvicinare i talloni ai glutei e attivare la pressione degli adduttori verso il blocco, in modo da concedere alle gambe di supportare l'elevazione del bacino verso l'alto senza portare tensioni e stress ai glutei, che spesso, vista la loro posizione, si irrigidiscono intorno al sacro e creano tensione lì dove in realtà non ce n'è bisogno. Noi vogliamo che questi muscoli siano distesi, che siano allungati intorno al sacro per supportarlo, ma non contrarlo. Allora, spalle indietro, braccia lungo i fianchi, premo i piedi a terra, inspiro, mentre squeeze the block, sollevo il bacino. E allora inspiro qui, continuo a premere il blocco in mezzo alle cosce, ed espiro una vertebra per volta, scendo piano piano mentre continuo a premere il blocco. E di nuovo inspiro, come up. Ed espiro, scendo, premo il blocco. E di nuovo inspiro, up. Ed espiro, scendo. L'ultimo, inspiro, go up. Espiro, scendo. Abbraccio le ginocchia al petto, tolgo il blocco. Ok, da qui ruotiamo con le ginocchia al petto sul nostro fianco destro. Ci supportiamo con l'avambraccio destro a terra. Cerchiamo di creare spazio tra il gomito destro e la gamba destra per il lato del tronco destro, per creare allungamento. Non vuol dire che collasso nella spalla destra, ma vuol dire che in qualche modo concedo al lato destro del tronco di allungarsi. Da qui distendo la gamba sinistra verso il pavimento, tesa, e il piede sinistro flesso. Circonduco il braccio sinistro indietro e con la mano sinistra vado ad afferrare il piede destro. Calcio indietro del piede destro e allungo. Se dovesse essere troppo intenso afferrare il piede destro, non è necessario. Sciolgo il braccio sinistro indietro, continuo a supportare l'estensione del lato destro del tronco, fletto bene il piede sinistro, e ancora uno, e l'ultimo. Con l'espiro, attenzione, mantengo le gambe nella stessa posizione, mi supporto con la mano sinistra per sdraiarmi completamente sul fianco destro, ruotare la spalla sinistra a terra e trovarmi in una torsione. In questa prima variante ho entrambe le spalle a terra, la gamba sinistra distesa verso destra e il piede destro, il ginocchio destro flesso. Posso sollevare il capo, afferrare con la mano sinistra il piede destro e ritornare con la spalla sinistra a terra per questa variante più intensa della torsione. Sono molto efficaci questi per prevenire il mal di schiena cronico nella regione lombare, per irrobustire queste fasce muscolari. Bene. Inspiro qui, espiro, sciolgo la presa del piede destro e riabbraccio le ginocchia. Ok, lo facciamo dall'altro lato, inspiro qui e con l'espiro vuoto sul mio fianco sinistro, mi supporto sul gomito sinistro, cerco di creare spazio per il fianco sinistro per allungarlo, ginocchia flesse e poi distendo la gamba destra a terra. Indietreggio con il ginocchio sinistro, circonduco il braccio destro indietro e catch. E ancora due. E l'ultimo.
mi risupporto con la mano destra, mi sdraio completamente a terra e ruoto la spalla destra al pavimento per il twist. Entrambe le spalle sono adagiate a terra, ma la gamba destra è distesa verso sinistra. Questa è la versione originale. Posso aumentare l'intensità dello stretch afferrando con la mano destra il piede sinistro e riadagiando entrambe le spalle a terra. E ancora 3, 2, 1, inspiro, espiro, sciolgo, riabbraccio le ginocchia. Ok, prima di concederci la nostra Shavasana, volevo proporvi questo esercizio alla parete, quindi se avete necessità di spostare il vostro tappetino alla parete fatelo pure, in realtà basterà avvicinare i glutei alla parete lasciando un 5-7 cm di spazio tra i vostri glutei e il muro e distenderemo le gambe sulla parete. Questa può essere una versione di Shavasana al muro, chiamata Legs at the Wall, gambe al muro, molto efficace per consentire un ricircolo di fluidi dalle gambe verso la parte baricentrica del nostro corpo, ma soprattutto nell'ottica della lezione nostra di oggi per consentire alla regione lombare un supporto piatto a terra. Vi sarete accorti che in questo momento non esistono curve nella vostra colonna, ma è completamente piatta. Questo eliminare questa curva fisiologica che abbiamo le concede di distendersi e rilassarsi. Ok, quindi da qui puntiamo il piede sinistro alla parete, portiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro, entrambi i glutei sono adagiati a terra e con la mano destra delicatamente concediamo al ginocchio destro di ruotare verso l'esterno e allontanarsi dal corpo. La schiena, ripete, completamente a terra, aggiustate la distanza dei glutei dal muro se questa operazione non vi dovesse risultare comoda, perché invece dovrebbe essere molto rilassante. E ancora 3, 2, e con l'espiro sciolgo, riallungo di nuovo le gambe verso l'alto, scuoto, scuoto, e poi fletto il ginocchio destro, pianta del piede destro piatta a terra, ho creato un angolo di 90 gradi con il ginocchio, il bacino e la caviglia, caviglia sinistra sul ginocchio destro, ruoto il ginocchio sinistro verso l'esterno, braccio destro rilassato a terra, cerco di distendere il gomito sinistro, questo mi consentirà di entrare più in profondità nello stretch. E ancora 2, 3, e l'ultimo inspiro, con l'espiro riallungo le gambe verso l'alto, decido se mantenere la mia Shavasana qui alla parete oppure portarmi di nuovo sul mio tappetino. Nel caso in cui decidesse di rimanere tornare sul tappetino, posso anche mettermi in Baddha Konasana con le gambe, in modo da anche qui ridistendere il tratto lombare, concedergli sì di sollevarsi dal pavimento, ma di aprirsi. Manteniamo la tensione sul respiro, cercando però di eliminarne il controllo.
spazio poi a muovere le dita dei piedi, delle mani, se sono con le gambe, duro, ruoto le caviglie, i polsi, poi fletto le ginocchia con le piante dei piedi piatte al muro, distendo le braccia oltre la testa, mi concedo un big morning stretch mentre dondolo il capo da destra a sinistra e poi ruoto sul mio fianco destro. Quando sono pronto mi supporto di nuovo in una posizione seduta. Unisco le mani di fronte al cuore. Grazie a tutti per aver praticato con me. Namaste.